mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Sono Vittorio Emiliano, sono uno dei due responsabili della ristorazione sociale. Ristorazione sociale fa parte di Company, che è una cooperativa sociale di tipo B, quindi che si occupa principalmente di inserimenti lavorativi, inserimenti e reinserimenti lavorativi. La cooperativa è nata circa 25 anni fa, mentre la ristorazione sociale è attiva da circa 6 anni quest'anno. Il progetto è nato con l'idea di poter aprire dei luoghi in Alessandria e poter permettere a chiunque di poter andare a mangiare in un posto carino spendendo relativamente poco. Alla ristorazione sociale non viene applicato il coperto, l'acqua non viene fatta pagare e i prezzi sono molto calmierati. Attualmente lavorano circa una quindicina di ragazzi, part-time quasi tutti, e provenienti dai più svariati contesti, quindi sia da dipendenze che da inserimenti, quali tirocini, provenienti dal CISACA, dall'ENAIP, dalle varie realtà alessandrine. Il lavoro della cooperativa è proprio quello di fare inserimenti lavorativi. Oltre a quelli c'è stato sempre un inserimento, però c'è un progetto col centro Down di Alessandria e in questo periodo stiamo ospitando due ragazze che sono fisse a lavorare tutti i giorni e sono state inserite lavoranti, cioè vengono pagate dalla cooperativa e è un bel progetto, è stata una novità per me e anche penso per Emiliano, perché noi non abbiamo mai avuto contatti con ragazzi o ragazze Down, è un'esperienza molto bella. La risposta della città è stata assolutamente sopra le aspettative, nel senso che noi facciamo circa 140-150 coperti al giorno, essendo aperti solo a pranzo, nella stagione invernale, autunno-inverno, e in primavera-estate arriviamo a 200-220 coperti al giorno. Ci sono molti rapporti interpersonali che appagano al di fuori di quello che può essere l'orario lavorativo e lo stipendio che si viene a prendere, perché comunque a prescindere dal presidente al part-time del 2 ore che è inserito in cooperativa prendono tutti lo stesso stipendio proporzionalmente alle ore, quindi sicuramente non si diventa ricchi, però a livello di rapporti umani e di comunque bellezza del lavoro si hanno dei riscontri, almeno personalmente ho avuto dei riscontri che mi hanno fatto crescere, che mi hanno dato molta soddisfazione personale. Comunque dai tanto, ma ti viene dato tanto in cambio. In rapporti umani sicuramente. Ma questo po' per me, questo posto è casa, nel senso che oltre le tante ore lavorative che ci passiamo qua, per tanti ragazzi che lavorano qua è un punto di riferimento. È un punto che sanno che dove trovano sempre qualcuno. Per me la ristorazione sociale è aggregazione. Aggregazione è stare bene, mangiare bene, stare bene in compagnia. Noi, i nostri prodotti, soprattutto quelli ortofrutticoli, provengono da certe coltivazioni che curiamo direttamente noi all'interno del carcere di San Michele, qui ad Alessandria. Altre coltivazioni, altri prodotti provengono dalle coltivazioni di San Benedetto al Porto, che è una realtà, la comunità di Don Gallo, creata da Don Gallo, con cui noi collaboriamo spessissimo e volontariamente, e siamo molto contenti di collaborare con loro. Abbiamo degli scambi sia non solo sui prodotti ma anche di idee, siamo molto vicini come idea a questa realtà. Anche quello che si serve e sapere da dove arriva il prodotto, secondo me ha molto senso anche nella testa delle persone che vengono a mangiare qua, perché sanno quello che mangiano poi. L'Italia che cambia parte proprio da realtà del nostro tipo, nel senso che è una cosa che parte dal basso e cerca di includere le più diverse
settori dell'umanità. Secondo me l'Italia che cambia è ritornare a dare più importanza a quelli che sono i rapporti umani, che sono alla base di tutto, di quello che è l'ambiente lavorativo, l'ambiente personale e extra lavorativo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.